Il governo italiano si è battuto nelle scorse settimane in Europa per avere risorse, mezzi e strumenti straordinari in grado di fronteggiare la crisi drammatica che abbiamo di fronte. L'Europa ha risposto in modo serio, solidale e responsabile. Non credete alle fake news, non credete alle tante bugie che stanno mettendo in campo alcune forze politiche in queste ore. L'Italia è impegnata per trovare risorse aggiuntive europee a sostegno delle proprie famiglie, dei propri lavoratori, delle proprie imprese. Il meccanismo europeo di stabilità, il MES, di cui si sta discutendo, il famoso fondo salva stati, lo ricordiamo, esiste già dal 2012, è in vigore da 8 anni. E ha consentito di aiutare e evitare il default di ben 5 Stati membri. L'Italia ha versato finora 14 miliardi di euro dei 125 miliardi di capitale sottoscritto, né ora né in futuro a seguito di una riforma che oggi, lo ricordiamo, non è all'ordine del giorno, l'Italia sarà costretta a versare risorse supplementari. Né oggi né in futuro le famiglie saranno costrette a versare risorse supplementari per sostenere questo fondo. È una bugia. Né oggi né domani ci saranno prelievi forzosi sui conti correnti di famiglie e imprese italiane ed europee. È falso. Ed è falso, che gli Stati membri saranno obbligati a ristrutturare automaticamente i propri debiti pubblici, riducendo quindi il valore del risparmio delle famiglie e delle imprese. È un'altra bugia colossale. Basta con questo allarmismo ingiustificato, basta con le mistificazioni e le bugie. L'Italia è impegnata in prima fila in Europa, insieme ad altri leader, ad altri governi e ad altri stati, per aumentare le risorse europee, comuni, comunitarie, disponibili per aiutare il proprio sistema sanitario, di welfare, i propri lavoratori, le proprie famiglie, le proprie aziende, i propri professionisti. Anche il dibattito sul MES verte sulla possibilità di utilizzare le risorse attualmente disponibili, che ammontano a 410 miliardi di euro, o per emettere degli eurobond, quindi titoli comuni europei che consentano di aumentare la liquidità disponibile sul mercato italiano e comunitario, oppure dei prestiti, di sostegni agevolati a tutti gli stati che ne facciano richiesta senza nessun vincolo e nessuna condizionalità. Smettiamola con le bugie. Non ci sarà nessun cappio, nessun vincolo, nessun limite alla costruzione di ospedali, scuole, di investimenti nel nostro paese. È l'esatto contrario. Il nostro paese è in prima linea ed è impegnato per aumentare le risorse europee disponibili per sostenere i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri volontari, aiutare le famiglie italiane, i professionisti, le partite IVA, le aziende e le imprese italiane, attraverso risorse europee che consentano di non gravare sul debito pubblico italiano. Questo è il lavoro che il governo sta mettendo in campo in queste ore in Europa. Basta allarmismi, basta mistificazione. È il momento questo dell'unità e della coesione nazionale. Portiamo avanti queste battaglie a livello interno e sosteniamo il nostro governo sui tavoli europei.